Ok, iniziamo oggi il corso di fisica con questa breve presentazione in cui tento di darvi un'idea del ruolo culturale della fisica, cioè del messaggio che c'è sotto questa disciplina scientifica, per mostrarvi qual è la sua importanza a livello della vostra formazione. D'accordo? Perché la fisica, diversamente da tutte le altre scienze, ha un corso a parte? Mentre per esempio chimica, biologia, medicina, sono tutte raggruppate nell'area di scienza. D'accordo? Mentre fisica ha un corso a parte, cioè un corso solo di fisica. La fisica, la parola fisica, significa natura. E se osserviamo la natura, se volete potete guardare fuori dalla finestra, osserviamo tantissime cose molto 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 diverse. Qui ho messo un buco nero, l'arcobaleno, il cellulare, un atomo, le navi che galleggiano, delle onde, i pianeti, molte cose molto molto diverse tra di loro. Ok? E questo ha sempre affascinato l'uomo. L'uomo da sempre si è chiesto davanti all'universo come è fatto e perché funziona così. È una sfida antichissima. Capire ciò che ci circonda è ciò che ha fatto l'uomo quello che è adesso. L'uomo biologicamente, evolutivamente, ha un cervello che è costruito per imparare, per apprendere. E l'apprendere gli permette, tra virgolette, di sopravvivere in un ambiente qualche volta anche ostile. Quindi indagare sul mondo è una sfida che ha sempre coinvolto l'uomo, fin da tutti i tempi. Le risposte però sono cambiate nel corso della storia. Questo che vedete qui davanti si chiama papiro di Greenfield, anche questo si trova al British Museum. Questo è un po' più recente del precedente, quello di Rinde. Questo è del 1400 circa avanti Cristo e mostra la struttura del cosmo secondo il popolo egizio, quindi 34 secoli fa. Qui c'è Nut, la dea del cielo, rappresentata da una divinità femminile, come potete vedere. Sotto sdraiato c'è Geb, il dio della terra, e viene sorretto da Shu, un'altra divinità che sorregge il cielo e distingue cielo e terra, poi aiutato da altre due divinità a forma di ariete, la testa d'ariete. Quindi nell'antichità tutti i popoli hanno cercato di dare risposte a questa domanda: come è fatto il mondo e perché è fatto così? Per la maggior parte della storia dell'umanità le risposte erano di questo tipo, cioè di tipo mitologico. Il mondo è fatto così per intervento delle divinità. Ci sono delle divinità che costruiscono e reggono il mondo così com'è. E in quasi tutti i popoli la struttura è molto simile, come potete vedere. Qui ci sono, beh, quello egiziano abbiamo appena visto, questo è della Norvegia, degli indiani dell'India, i Maya, gli Inca, gli indiani per i rossi Navajo, la cultura ebraica, e poi questo qui lasciamolo per ultimo. Si tratta in ogni caso di strutture molto simili, dove c'è un disco o una struttura piatta, limitata, finita, sormontata da una specie di calotta nella quale si muovono le stelle e il firmamento. Okay? Tutto è finito, tutti i corpi cadono verso il basso. Okay, le stelle e il sole sono incastonate in questa calotta che ruota ed è tutto lì, non esiste altro. Allora, la prima domanda che uno si fa è: perché se tutto cade verso il basso la terra non cade? Culture diverse rispondevano perché sotto c'erano le colonne, qualcuno metteva degli elefanti, i norvegesi mettevano un albero, okay? E quindi c'è qualcos'altro che sorregge sotto. Però tutto è finito, oltre lì non c'è più niente.
E questo è quello che la tradizione mitologica dava come risposta alla domanda come è fatto il mondo. Ok? E in alcuni casi è anche affascinante conoscere anche questo, cioè qual è la risposta mitologica dei vari popoli. Le cose cambiano, la storia dell'umanità cambia in virtù di un pugno di persone. A cavallo tra il VI e il V secolo a.C., in un'isola, in una città della Turchia, però popolata da persone di cultura greca, era una colonia greca, alcune persone decidono di cambiare il modo di vedere l'universo. Nasce il pensiero razionale naturalistico. I primi nomi tra questi sono quelli di Talete, Anassimandro e Leucippo. Quando farete il corso di filosofia, il primo nome che trovate nel libro sarà quello di Talete. E il suo allievo è Anassimandro. Cosa fanno queste persone? Dicono, si mettono nelle condizioni di dire la natura è comprensibile in termini naturali. Cioè rompono con la tradizione, pensano con la loro testa. E non è un caso che succeda lì. In un'epoca in cui tutte le più grandi civiltà, quella egizia, quella babilonese, quella assira, okay, sono governate da grandi imperi, dove c'è l'imperatore o il faraone, che è una divinità. Per un egiziano, okay, concepire il fatto che posso discutere una legge era inimmaginabile. Il faraone è una divinità, le sue leggi sono indiscutibili. Questa popolazione invece, i greci, cosa pensano? Si accorgono che se prendono decisioni comuni, l'effetto di questo è migliore. Decidiamo insieme. Non c'è nessun imperatore, nessun re, nessun tiranno. Dopo verranno, ma in quell'epoca lì diverse città si alleano, c'è cioè la Lega Ionica, e prendono le decisioni discutendo tra di loro. Se una legge è sbagliata, la cambiano. Poter cambiare le leggi, nasce la democrazia. Ma per convincere un'assemblea di persone a prendere una decisione o piuttosto che un'altra, devo usare la logica. Nasce la retorica, ma le regole della logica sono regole matematiche. Nasce l'idea di dimostrazione di un teorema. Convinco logicamente che a partire da determinate ipotesi arrivo a determinate conclusioni. Per questo gli uomini che dovevano prendere decisioni dovevano studiare la geometria, perché è una palestra per allenare la logica, il ragionamento, che vale in qualsiasi salsa, in qualsiasi contesto. Nasce la filosofia, cioè l'arte del ragionare, l'amore per la conoscenza. Nasce l'arte, il nostro senso del bello nasce in quell'epoca lì. E nasce il pensiero naturalistico, cioè l'idea di Anassimandro che tutto è comprensibile e ha spiegazioni semplici, logiche. Anassimandro diceva: ogni cosa è causata da qualcosa prima e causa qualcosa che viene dopo, secondo, diceva, l'ordine del tempo, per necessità. Cioè c'è necessità, cosa significa? C'è una legge che regola questo. Talete diceva che tutto ha un unico principio, c'è cioè un unico principio, un'unica legge, un'unica idea che regola tutti i fenomeni naturali, per quanto siano così diversi. Noi, 36 secoli dopo, la ricerca scientifica segue la stessa strada. L'obiettivo della ricerca in fisica, ma anche in tutte le altre scientifiche adesso, è trovare una spiegazione, una teoria unica che inglobi tutti i fenomeni naturali. Ancora non c'è. Ma questa idea nasce nel popolo greco nel VI secolo a.C. L'idea che posso capire è un'idea straordinaria. Alle medie avete sicuramente
studiato il ciclo dell'acqua. L'acqua del mare, quel calore evapora, forma le nuvole si scontrano e viene la pioggia. Ok? Avete sicuramente visto questo. L'idea di Anassimandro, il primo che lo dice è Anassimandro. Anassimandro dice: non è Giove che manda la pioggia con i fulmini. La pioggia non è altro che l'acqua del mare, del fiume che evapora, si formano le nubi si scontrano e viene il temporale. Trova spiegazioni naturali a fenomeni naturali. Nasce la storiografia, Ecateo, dello stesso periodo. Ecateo dice: la mitologia racconta che Ercole è sceso negli inferi attraverso la porta dell'inferno che si trova in quell'isola là. Ecateo dice: io sono andato a vedere l'isola, ma di porta per l'inferno non ho trovata neanche una. Probabilmente, dice, la leggenda nasce dal fatto che in quell'isola vive un serpente molto velenoso che viene chiamato porta per l'inferno. Da cui nasce questa leggenda. Nasce quindi l'indagine razionale anche su fatti o su racconti mitologici. E questo cambia completamente la storia dell'umanità. Da lì in poi l'uomo va verso una comprensione razionale della natura. Non c'è qui ancora l'idea di scienza perché manca l'esperimento, ma è il primo passo. Il fatto che posso ricondurre tutto a leggi semplici e comprensibili. Qui avete la posizione dove si trova Mileto, dove è nato Talete e Anassimandro. Questa è quella stella Turchia, Mileto è una città qua sopra. Non solo, ma Anassimandro dice anche, è il primo che si rende conto che la Terra è un pezzo di roccia che galleggia nello spazio. Come fa a arrivarci? Probabilmente fa questo ragionamento. Qui vedete la traccia delle stelle nel cielo con una esposizione lunga. E dice: se io guardo le stelle che si muovono in cielo, alcune le vedo fare un cerchio piccolo attorno alla stella polare, altre magari le vedo sparire da questa posizione e apparire in questa. Ma se qui sparisce e qua riappare, è dovuto al fatto che gira attorno alla casa. Ok? Non che va chissà dove. E così non potrebbe essere lo stesso anche per il Sole, che in realtà quando lo vedo sparire gira sotto la Terra e riappare dall'altra parte il giorno dopo. Ma per far questo, sotto la Terra c'è bisogno di spazio. Non è una calotta sorretta dagli elefanti o dalle colonne, è un pezzo di roccia. Lui pensava che fosse cilindrico. Quindi ho cielo sopra la testa, ma anche sotto. Nessun altro popolo nella storia dell'umanità raggiunge da solo questo risultato. È il primo che si rende conto che la Terra è un pezzo di roccia che galleggia nello spazio. Lui, ripeto, pensava che fosse cilindrico. La generazione successiva alla sua, i pitagorici, la scuola di Pitagora, dice: beh, ma perché solo cilindrica? In realtà sarà una sfera dove tutte le direzioni sono identiche. Quindi arriva a formulare l'idea che la Terra è un pezzo di roccia, una sfera che galleggia nello spazio, senza bisogno di nessuno che la tiene su. È una conquista enorme. Non so se avete visto questo film, La teoria del tutto, che parla della storia di Stephen Hawking. La teoria del tutto è l'obiettivo finale della ricerca scientifica, cioè una teoria che descriva tutti i fenomeni naturali. Ma l'idea che possa esistere nasce in Grecia 36 secoli fa. E noi siamo ancora su quella strada. Quindi l'idea che, lì avete Talete, l'idea che tutto sia comprensibile è un'idea straordinaria. L'universo non è caos, caos in greco significa assenza di regole, ma è cosmos, armonia. Esistono regole semplici che descrivono anche processi molto complessi. Non caos, ma cosmos, trovare le regole nella complessità. L'idea nasce lì. Questo dipinto è l'Accademia di Atene di Tiepolo che trovate nei Musei Vaticani.
E qui ci sono tutti questi due personaggi, per esempio a sinistra c'è Platone, a destra c'è Aristotele. C'è anche Anassimandro da qualche parte. L'idea è che stiamo ancora perseguendo. Però la tecnologia del popolo greco non era molto avanzata. Il successivo salto di qualità è un evento storico di portata colossale, l'impero di Alessandro il Grande, il quale costruisce un'entità che si può interpretare come la prima globalizzazione, un impero che va dalla Grecia fino all'India, e mette insieme lo spirito speculativo greco con la tecnologia egiziana, per esempio mesopotamica. Vi ricordo il fatto che quando Roma, nell'VIII secolo a.C., era un pugno di capanne sul Tevere, a Babilonia, in Mesopotamia, esistevano i giardini pensili. Avevano già costruito acquedotti lunghi 70-80 chilometri. Avevano sviluppato tecniche di sollevamento dell'acqua ancora in uso adesso. Quindi era una tecnologia assolutamente avanzata, ma non scientifica, cioè puramente pratica. Unendo le due, okay, grazie all'impero di Alessandro Magno, nasce la civiltà ellenistica che ha prodotto i primi passi della ricerca scientifica, con enorme sviluppo in tutti gli ambiti del sapere, la matematica, la fisica, l'astronomia, la medicina, la geografia e tantissimo altro. Qui c'è una visione di Alessandria d'Egitto, quanto ci manca? Ok, vediamo di finire questo. Vi dico solo rapidissimamente, questo lo conoscete sicuramente, la prima macchina distributrice automatica di bevande è del 230 a.C., Erone di Alessandria, ed è un modellino riprodotto in base ai testi trovati, è presente nel Museo Archeologico di Atene, ed era, vediamo se andiamo un poco più avanti, un oggetto nel quale si disponevano delle monete e usciva una determinata quantità di acqua. Si inseriva una dracma e usciva un tot di acqua prestabilito. Ok? Vado molto veloce. Questo oggetto, rinvenuto a largo di Isola di Anticitera in Grecia, è un vero e proprio computer portatile, meccanico, ma un computer portatile che determinava la posizione dei pianeti, le eclissi, le date delle Olimpiadi, okay? E viene costruito con una tecnologia che si riteneva inventata in Europa nel XVI secolo, quindi anticipa di 17 secoli la tecnologia sviluppata dagli artigiani europei, ed è prodotto in quel contesto, in epoca ellenistica. Questo sistema per sollevare l'acqua, inventato da Archimede, è presente ancora adesso. Questa è una centrale idroelettrica in Polonia. Questa nave, prodotta sotto la direzione di Archimede, è una nave di dimensioni tali che da quell'epoca, 230 a.C., non se ne sono più costruite fino all'Ottocento in Inghilterra. Era lunga 100 metri, poteva ospitare 400 soldati sul ponte, poteva lanciare massi di pietra a 200 metri di distanza, era corazzata per proteggerla dalle alghe, ospitava 150 cabine, le stalle, la biblioteca, i giardini, ed è stata realizzata. Il materiale per farla era lo stesso che serviva per fare 60 navi. Ora come fai a convincere il tuo governo a costruire una nave, quel materiale con cui ne faresti 60, se non hai modo di convincere chi ti ascolta che quello che costruisci funzionerà? Immaginate adesso di andare in cantiere a Monfalcone e dire, anziché fare 60 navi ne fai una sola, che però fa questo, questo e questo. Se non li convinci non la faranno mai. Scappo verso la fine e vi salto direttamente alle conclusioni. Ripeto, uno dei più, probabilmente il più grande scienziato mai vissuto, che è Newton, diceva di se stesso: io sono come un bambino che gioca coi sassetti davanti al mare e si stupisce
di quello che trova, mentre davanti a sé ha il mare con tutti i suoi tesori, ok? E quindi ecco il senso del mistero, della sfida. Noi siamo arrivati fin qua, ma in realtà c'è molto più da fare. Ok? Grazie dell'attenzione e per oggi chiudiamo qui.